La 6, speciale Festival Internazionale del Film di Roma. Mario Sesti ti ha voluta per un duetto sull'arte della recitazione, no? Oggi al pubblico racconterete cos'è fare l'attore. Vuoi raccontare al nostro pubblico cosa racconterai? Oddio, non lo so, in realtà sono molto spaventata per questo incontro perché non si sa bene cosa dire. Io quando mi chiedono perché hai deciso di fare l'attrice, io non lo so veramente. E cosa, come ti prepari per un ruolo? Non lo so, perché tutte le volte, a seconda del ruolo, a seconda del film, a seconda del regista anche, ti prepari in un modo diverso, a seconda del tipo di personaggio, quindi a seconda anche delle fasi della vita. Per esempio, adesso sono appena tornata da New York, dove ho seguito un corso con Susan Batson, che è una coach americana, insomma, che segue Nicole Kidman, Juliette Binoche, insomma. E ho fatto un'esperienza meravigliosa, per cui penso che dopo Susan Batson io sarò diversa, nel senso che comincerò a vedere la recitazione in un altro modo, che forse era il modo in cui la vedevo prima, però adesso so che c'è qualcun altro che lo vede così, per cui seguirò con più convinzione quella strada. È strano perché, non so come dire, io, il mio primo film è stato Fammi Chimica. Se adesso rifacessi Fammi Chimica lo farei in un altro modo. Non vuol dire meglio, però sarebbe un'altra cosa perché io sono diversa e sono più grande, insomma. Quindi è molto legato a anche come sei tu in quel momento. E poi, come hai detto tu, alle persone che si incontrano sulla strada. Ieri abbiamo visto un bellissimo documentario che racconta l'opera teatrale Romeo e Giulietta e gli altri, dove Scamarci si è messa alla prova, e Valerio Binasco, secondo noi, lo ha completamente trasformato, no? Probabilmente davvero Scamarci sarà diverso. Beh sì, poi il teatro, diciamo che ti costringe, anche ti violenta un po', per cui ti porta a essere presente a te stesso, ma nello stesso tempo anche ad abbandonarti totalmente a un personaggio per un periodo di tempo che è molto più lungo di quello di un film, perché in un film, diciamo, che quello che fai è sempre molto frammentato, spezzettato, per cui la concentrazione massima la devi sfruttare e concentrare in 5 minuti, che è quel ciak, poi dopo è come se interrompessi e poi ci ritorni. È un procedimento veramente molto diverso, mentre nel teatro è come un'immersione, no? È come un'apnea totale. Hai detto che sei andata in America e Castellitto sottolineava come, e anche Rubini, come siano due modi di recitare completamente diversi, no? Che noi, proprio per formazione culturale, non ci medesimiamo mai totalmente, cioè voi attori, completamente nel personaggio, perché non appartiene al nostro DNA. Tu cosa ne pensi rispetto a questo? Hanno raccontato tipo che De Niro è andato davvero su un campo a sparare con pallottole vere per riuscire ad interpretare meglio un personaggio. Cioè, sai meglio di me qual è quella tecnica, no? Di medesimazione totale. Tu credi in quella? Penso che non ci sia un metodo e non c'è neanche il metodo. Ci sono diversi modi o metodi per arrivare a un unico risultato, che è quello di rendere credibile un personaggio. Perché è ovvio che l'attore italiano o americano rimane comunque sempre quell'attore con quel nome e cognome, con quella vita, con le sue emozioni, col suo modo di reagire alla vita. La cosa che dovrebbe fare un attore è cercare di capire cosa va bene della sua vita, del proprio modo che gli viene più naturale, più istintivo, e cosa no per il personaggio. Per cui io penso che l'immedesimazione totale dovrebbe, per quello che piace a me da vedere soprattutto, dovrebbe essere fatta sempre, perché io posso anche ammirare, mi accade soprattutto in teatro, di vedere una tecnica perfetta, però la guardo come se fosse una cosa bella bidimensionale, no? Invece se sento che magari non c'è tecnica o ce n'è meno o è rotta quella tecnica, allora questa cosa qua è come se avesse una profondità, cioè una tridimensionalità, no? Per cui sì, per cui diventa anche più sporco, perché poi alla fine le persone non sono perfette, no? Non sono giuste, le persone sono vere, sono sporche, e per cui io non so qual è il modo per arrivare a quella roba lì, diciamo, e non so neanche se probabilmente all'attore che va a sparare, in questo caso De Niro, oppure a quello che per immedesimarsi va, non so, per fare il pazzo, va 6 mesi in manicomio, va bene tutto. L'importante è che poi io, quando vedo quella cosa, ci credo. Vorrei capire come scegli una sceneggiatura, cioè se ti affascina il testo, se ti affascina soprattutto quello che tu potresti portare sullo schermo.
Innanzitutto mi deve affascinare il regista, penso che devo capire, sì, mi è capitato di rifiutare dei film che poi sono andati anche molto bene, perché non c'era la stessa idea di cinema, che non vuol dire gli stessi gusti, ma vuol dire che tu fai un film perché pensi che puoi fare solo quello nella vita, cioè non so come dire, ma deve essere una necessità. Ora, non che il cinema salverà il mondo, però per te, per la tua vita, il cinema ti salva, cioè è l'unica cosa che io posso fare è recitare, e devo avere di fronte una persona che l'unica cosa che può fare è dirigermi, no? Non che lo fa perché così poi incasso i soldi e la notorietà, i tappeti rossi, i vestiti, cioè no, quella roba lì c'è, è necessario che ci sia, ma come conseguenza di un successo, non come obiettivo. Quando vedo che vengono spostati gli obiettivi, mi perdo un po'. Besson, ringraziandoti per questo incontro, ha detto che per l'ultimo film che ha presentato qua, Veledi, ha letto la sceneggiatura, era talmente bella che non voleva che nessun altro la rovinasse. Ti è mai capitato di incontrare un regista che ti dicesse la stessa cosa, aggiungendo: e tu sei l'unica che può interpretarlo? Sì, mi è capitato. Mi è capitato due volte, devo dire. E mi è capitato, non so se posso dirlo perché sono cose che mi hanno detto i registi proprio a me, quindi non so, però sono contenta perché tengo molto a questi due lavori. Uno è Viola di Mare, e Donatella Maiorca mi diceva continuamente: tu sei l'unica che lo può fare. E l'altro è Anita, questa cosa per la Rai, e Claudio Bonivento mi ha fortemente voluta e continua a dirmi: per me tu eri l'unica che potesse fare Anita Garibaldi. E questa cosa un po', insomma, mi inorgoglisce, sì, mi ha dato anche molta, molta fiducia. Anita sta per uscire, quindi cosa stai realizzando adesso? Sì, abbiamo finito le riprese, siamo in fase di doppiaggio, insomma, con le ultime limature, e poi uscirà. Stai già leggendo qualcos'altro? Sì, diciamo che ho ripreso in mano il copione del teatro, perché riprendo il teatro. E poi sto leggendo delle cose, ma si parla di primavera prossima. La 6, speciale Festival Internazionale del Film di Roma.